commento su questa importante giornata di lotta che fa parte di un percorso partito lo scorso anno, nell'ottobre dello scorso anno, a livello insomma, di costruzione di coalizioni sociali all'altezza delle sfide che abbiamo davanti, soprattutto su due temi centrali, precarietà e diritto alla casa, che sono due tematiche, come dire, centrali nell'attacco, nell'aggressione che è stato fatto negli ultimi anni dalle politiche di austerità imposte dalla Troica e che è stato pienamente recepito dai governi di unità nazionale che si sono alternati nel nostro paese. Una giornata importante che si apre però poi anche all'insegna di forti provocazioni da parte delle polizie, come la vicenda di Piazza del Verano. Sì, non solo quello, io credo che ci sia stato anche un controllo molto serrato agli arrivi in autostrada, sono stati pressoché controllati tutti i pullman e sequestrati per esempio anche dei caschi che sono una strumentazione anche importante di autotutela. Probabilmente c'è il tentativo anche di raccontare questa manifestazione come una manifestazione dove l'esercizio magari della violenza prevale sui temi. Invece ritengo che questa sia una manifestazione importante sia per le caratteristiche fortemente meticce, non soltanto dal punto di vista del colore della pelle, ma anche dal punto di vista delle realtà sociali che si sono mescolate, l'hanno costruita insieme sul terreno della lotta per il diritto alla casa e contro la precarietà e l'austerity. Cioè, questa roba qui probabilmente viene sottovalutata da chi pensa di affrontarla in termini repressivi e bene si è fatto a Piazzale Verano a sottrarsi a quella provocazione, anche in maniera intelligente e posso dire anche divertente. E io ritengo che la manifestazione di oggi nasce su forze vere, non può essere catalogata sui numeri che produrrà o messa in relazione con la manifestazione del 19 ottobre. Lo sforzo fatto oggi, in questa data, con una convocazione indipendente, coraggiosa, verso il vertice di Torino di luglio e anche con la volontà per esempio di immaginare un primo maggio di lotta, è un regalo importante ai territori. Cioè, io ritengo che se la manifestazione di oggi produrrà la giusta rabbia attraverso l'assedio al Ministero del Welfare e agli altri ministeri, saprà riportare poi sui territori la stessa spinta che si è avuta dopo il 19 ottobre. Mi immagino che non è un punto d'arrivo e questo è nelle corde di tutti. Credo che bisognerà poi approfondire questa capacità di stare insieme e capire se è in grado di produrre segnali ancora più potenti dentro il Paese, perché i provvedimenti che abbiamo di fronte sono provvedimenti pesantissimi che cambiano le nostre vite e che attaccano frontalmente i movimenti. L'articolo 5 che riguarda il decreto Lupi è la pietra tombale sulla possibilità di fare occupazioni e di dare una prospettiva dentro quegli spazi a nuclei familiari che si organizzano con noi. È un po' come se il ministro dicesse: questo decreto non riguarda milioni di persone, ma non vi provate ad occupare perché tanto c'è la risposta anche per voi. Ecco, noi oggi